Musica, eleganza e raffinatezza, il connubio perfetto che ha dato vita alla serata di gala di fine estate del Liceo Turisi Colonna di Catania. Un evento dal duplice scopo: inaugurare nel migliore dei modi l'anno scolastico da poco iniziato e concludere il progetto estivo Il Turisi Colonna non va in vacanza e riparte. Tornare a suonare davanti ad un pubblico nell'aula magna dell'istituto è stato senz'altro emozionante per i 30 allievi dell'Orchestra Sinfonica Giovanile, tanto quanto per il maestro direttore d'orchestra Fabio Raciti. È stata una ripartenza lenta, fatta nei periodi estivi, nei mesi di luglio e di agosto. Questi ragazzi avevano la voglia di stare insieme, di riprendere le attività d'insieme che sono fondamentali per la crescita e soprattutto per una grande armonia di intenti, e quindi nei mesi di luglio ed agosto hanno ripreso a suonare finalmente. Vogliamo dedicare questo concerto al giudice Livatino. Corre l'anniversario della strage che è avvenuta nel 1990 e appunto ricorderemo lui, ma ricorderemo anche Vincenzo Bellini. Fra due giorni festeggeremo l'anniversario della nascita e poi ovviamente staremo insieme per iniziare questo nuovo anno scolastico. Senza dubbio l'entusiasmo e la passione per la musica dei ragazzi ha messo in secondo piano la reale difficoltà nell'organizzazione della serata, tante le precauzioni e le norme anti-Covid con cui è stato obbligatorio fare i conti, come spiega il dirigente scolastico Emanuele Rapisarda. Nell'ambito del progetto Piano Scuola Estate, il Ministero ha previsto quest'anno tante opportunità di finanziamento per le scuole. Il progetto Monitor 440 metteva a disposizione delle istituzioni scolastiche che volevano realizzare dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel periodo estivo un fondo ad hoc che noi siamo riusciti a intercettare facendo apprezzare da una commissione ministeriale la validità e la bontà del nostro progetto. Ci premeva assolutamente riportare i ragazzi a scuola in presenza, facendogli fare attività di recupero delle lacune e delle insufficienze di apprendimento che avevano maturato nel corso dell'anno, e quindi nel mese di luglio abbiamo organizzato dei corsi di recupero grazie alla disponibilità di alcuni nostri docenti molto attenti e premurosi nei confronti delle difficoltà di apprendimento dei ragazzi, e poi col direttore dell'orchestra giovanile abbiamo ripreso finalmente dopo 2 anni le attività orchestrali dei ragazzi. I ragazzi sono innamorati della musica, sono impazziti quando la scuola gli ha dato la possibilità di ritornare tutti quanti insieme a suonare, ma chiaramente, come diceva lei, non è stato semplice, perché lo abbiamo dovuto fare grazie anche al nostro responsabile per la sicurezza, molto attento, la professoressa Arena, rispettando sempre le regole anti-Covid, perché è importante, noi le raccomandiamo ai ragazzi, che non ci dimentichiamo che purtroppo siamo ancora in pandemia in corso. Anche il concerto di stasera è stato complicato, però diciamo grazie alla buona volontà di tutti, personale docente, personale non docente, siamo riusciti sicuramente a fare un ottimo progetto che oggi si chiude con questo concerto. La grande visibilità alla scuola, perché sono diverse le istituzioni presenti. Sì, che infatti ringraziamo sempre per la loro vicinanza al Turrisi Colonna. Piacevolmente colpite per il successo della serata le istituzioni presenti, tra cui l'assessore comunale Michele Cristaldi, delegato del sindaco Pogliese, il capitano dei carabinieri Putrone, il rappresentante del tenente Castorina della Guardia di Finanza, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e il presidente del comitato dei festeggiamenti a Gattini Riccardo Tomasello. In particolare il prefetto Maria Carmela Librizzi ribadisce l'importanza di questa serata. È molto per me importante ed è veramente un motivo di particolare gioia essere presente, soprattutto in un istituto scolastico, a maggior ragione un istituto scolastico che ha una grande tradizione e che quindi rappresenta un punto di riferimento per la comunità catanese. Poi stasera si affianca uno spettacolo musicale che è fatto proprio dai ragazzi, e quindi questo è veramente motivo di grande particolare soddisfazione essere qui. Bisogna dirlo, dopo un periodo particolarmente difficile d'altronde. Questo è un po' riprendiamo a vivere, con tutto il rispetto delle norme, delle cautele, del distanziamento, però
La scuola è scuola di relazione, la scuola deve essere scuola di presenza e noi con i nostri comportamenti dobbiamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola tutto l'anno in presenza. L'augurio per questo istituto? Per questo e per tutti gli altri, di poter, come ho detto adesso, poter frequentare tutto l'anno in presenza, perseguire in quello che è il loro obiettivo, che è quello di far crescere i ragazzi, educarli a diventare cittadini.